Siamo con il presidente della commissione antimafia dell'Arsanello Musumeci, benvenuto nella relazione di Taormina Today. Grazie, bentrovate. Allora, presidente, di ieri la notizia della candidatura ufficiale del premier Renzi di Taormina come location per il prossimo G7 è una grande opportunità non solo per la nostra città, ma anche per la Sicilia intera. Questo però potrebbe anche rivelarsi un boomerang. Mi riferisco soprattutto all'aspetto infrastrutturale, logistico. Siamo certi che la nostra Sicilia è pronta ad accogliere un evento di questa portata? Beh, io, se mi consente, direttore, eviterei di amplificare la portata dell'evento, se non dal punto di vista mediatico. Sul piano della organizzazione, io non credo che mobiliterà migliaia di persone e non penso neanche ad una particolare ricaduta economica. Certo, è un evento promozionale nel mondo. Taormina è la capitale del turismo mediterraneo e sarebbe una utile e preziosa vetrina, ma per carità, io temo che poi si rischi con l'esagerare le esatte e concrete dimensioni di un appuntamento che rimane prestigioso, ma non cambierà la vita né di Taormina né dell'isola. Peraltro la concorrenza con Lampedusa mi sembra da parte del governo nazionale di cattivo gusto perché si tratta comunque di due realtà che hanno una loro specificità nel panorama e nella concezione della pubblica opinione interna e internazionale. Non vorrei che si aprisse una sorta di guerra, chi ha più titoli, se Taormina o se Lampedusa, per mettere in evidenza semmai le incongruenze e le carenze infrastrutturali a cui lei faceva riferimento. Io credo che Taormina abbia, al di là dell'appuntamento col possibile appuntamento col G7, io penso che Taormina abbia bisogno di una particolare attenzione da parte del governo regionale e nazionale. Questa è una città simbolo, è una città che ha vissuto e trascorso una stagione magica fino sostanzialmente agli anni 70 e in parte degli anni 80, ora è alle prese con una serie di problemi dei quali nessuno si vuole fare carico. Quindi l'augurio mio è che al di là delle promesse che diventano anche di cattivo gusto perché in vista di scadenze elettorali, penso alle regionali dell'anno prossimo, al di là delle promesse, al di là della possibile e irragionevole competizione fra Taormina e Lampedusa, io credo che Taormina abbia bisogno di una buona cura ricostituente e questo non può non farlo la istituzione pubblica, penso a Palermo e penso a Roma, ma credo che serva anche un rinnovato entusiasmo da parte dell'imprenditoria locale. È vero anche però che il G7 a Taormina porterà milioni di euro inevitabilmente a questa città che è in un momento di profonda sofferenza, quindi forse il volto di Taormina, se non verrà stravolto, verrà però molto molto aiutato in questo momento con un arrivo economico ingente che potrà in qualche modo aiutare appunto una situazione di profonda sofferenza economica. È comunque un'opportunità. Io sono convinto che sia una opportunità, non alimenterei eccessive Troppe attese, aspettative. perché poi si finisce col dover provare cocenti delusioni. Naturalmente Taormina ha tutte le carte per poter ospitare un evento che avrà anche una valenza e una ricaduta di carattere turistico. Voglio augurarmi che il governo sappia comunicare presto quale sarà il sito ufficiale e consentire quindi a chi di competenza di fare ognuno la propria parte per arrivare puntuali e per evitare magre figure. Sono convinto che Lampedusa possa ospitare altri eventi anche di profilo internazionale, proprio per la sua collocazione geografica, proprio per la sorte che la cronaca degli ultimi anni le ha assegnato, è una terra simbolo
dell'accoglienza e anche della sofferenza, dello spirito di volontariato, ma Taormina ha tutte le carte per poter essere vetrina preziosa in una dimensione internazionale di un evento di straordinaria portata dal punto di vista politico. Lei ha definito una necessità assoluta il mantenimento del Bambin Gesù qui all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Da Roma arriva qualche speranza per il, appunto, per il mantenimento e quindi per dire definitivamente addio all'idea definita da più parti malsana di questo trasferimento a Palermo. Come si comporterà la regione? Il presidente Crocetta ha espresso l'intenzione di trasferire tutto nel capoluogo siciliano, vero è anche però che le istituzioni si stanno mobilitando davvero per scongiurare che questo accada, ma nella convenzione stipulata nel 2010 effettivamente si parla di un trasferimento dopo i primi 5 anni di attività. Allora, intanto la politica si è divisa su questa vicenda, non è vero che tutti i gruppi siano per il mantenimento a Taormina, ho letto di alcuni esponenti di Forza Italia e del PD che si sono invece pronunciati per un trasferimento a Palermo. Io sostengo che la convenzione sia stata fatta male nel 2010, e sostengo che la convenzione vada rivista. Abbiamo il dovere di esaltare e di valorizzare le competenze locali e se proprio si deve decidere per Palermo, io credo che vada immaginata una struttura operativa a Taormina per la Sicilia orientale ed una struttura a Palermo, al di Cristina, per la Sicilia occidentale. L'assessore Gucciardi da me ad una mia precisa domanda in commissione antimafia alcuni giorni fa ha detto di avere già annunciato la firma della disdetta della convenzione e però ha anche aggiunto che si affiderà alla valutazione di alcuni tecnici per capire se e in che modo possa essere garantita la continuità dell'attività al San Vincenzo di Taormina. Noi staremo molto vigili, molto attenti, io sono perché Taormina rimanga, l'ho dichiarato, non solo e non tanto per il bacino di utenza di quest'area, ma perché tutta la Sicilia orientale troverebbe più comodo raggiungere Taormina piuttosto che Palermo, dove non mancano competenze, non mancano abilità professionali, dove non mancano eccellenze nella sanità, ma potrebbe quella struttura servire l'area della Sicilia occidentale. È una convenzione che va rivista anche dal punto di vista finanziario, alcune cose non sono state fatte bene, io ritengo che sia stata una scelta affrettata, va anche detto che la convenzione e l'autorizzazione del 2010 era un'autorizzazione temporanea e quindi, insomma, direttore, credo che ci sia stata parecchia leggerezza in questa vicenda e adesso se ne pagano le conseguenze. Però noi ci batteremo perché il governo decida il mantenimento con una convenzione rivisitata, naturalmente ridimensionata, almeno sul piano dei costi. Io sono perché la struttura rimanga a Taormina a beneficio di questa vasta utenza che avrebbe anche dal punto di vista logistico serie difficoltà a convergere su Palermo. Una battuta velocissima in riferimento proprio a questa vicenda del Bambin Gesù, tantissime davvero le lettere che sono giunte nella nostra redazione di famiglie che hanno sentito in questa occasione più che in ogni altra la distanza tra il cittadino e le istituzioni. Si parla di spreco di denaro pubblico perché inevitabilmente un trasferimento a Palermo lo implicherebbe. Perché la politica talvolta si dimostra così distante dal bisogno della gente? O almeno questo si avverte da parte dei cittadini? Perché c'è una grande insensibilità in una parte della politica e però è anche vero che i cittadini non possono pensare di essere immuni da responsabilità. La politica è il risultato di una scelta da parte dei cittadini. Noi siamo quello che i cittadini hanno chiesto e hanno deciso. Quindi, come vede, c'è una corresponsabilità fra la politica, il ceto politico e la società civile. Credo che
La politica deve tornare ad essere interprete dei bisogni della gente, debba saperne condividere anche le speranze, il malessere, la rabbia, l'amore. E però i cittadini devono stare più attenti quando vanno a votare. Serve una maggiore capacità selettiva. Io dico sempre, e l'ho detto stasera al Consiglio Comunale di Taormina, una società civile sana esprime una classe politica sana, una società civile malata esprime una classe politica malata. Rimaniamo proprio a parlare della situazione politica regionale, in questo momento molto complessa, è palese e evidente. Lei crede che il governo Crocetta riuscirà a concludere il mandato? Quali sono le prospettive di Per il qui? bene suo, mio e di tutti i cittadini, Speriamo. io mi auguro che il governo Crocetta vada a casa già domani mattina. Ah. È stata ed è una sciagura. Crocetta è tutto il contrario di quello che deve essere la politica. Lo dico con rispetto per la persona, ma con grande disprezzo per il ruolo politico che ha giocato questo governo. Lascerà macerie quando andrà via. E la responsabilità non è soltanto di Crocetta, ma di chi lo ha tenuto in piedi sul palcoscenico, cioè il Partito Democratico, che pur di non perdere la poltrona, e sapeva di perderla se fosse andato in anticipo al voto, ha tenuto in piedi un personaggio del quale ha detto peste e corna in questi 4 anni. Io ho ritagliato e conservo tutte le dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico, che di giorno parlavano male di lui e di notte andavano con Crocetta per dividere il governo e il sottogoverno. Insomma, questa telenovela, tragica per certi aspetti, deve finire presto. Io temo che il Partito Democratico e quindi gli alleati, compreso l'UDC, tengano in piedi Crocetta fino a ottobre dell'anno prossimo, fino alla scadenza naturale. Vedrete quando sarà conclusa questa legislatura, vedrete quello che resterà in Sicilia. Non si è aperto un solo grande cantiere, la Sicilia non ha più protagonismo nel Mediterraneo, la pubblica amministrazione fa quello che vuole. 50 deputati sono passati da un gruppo all'altro, Crocetta si sostiene con 15 voltagabbana votati, eletti col centrodestra, qualcuno della provincia di Messina, eletti col centrodestra e passati con i comunisti, è veramente una vergogna, uno squallido panorama disgustoso. C'è accanto a questa politica tanta altra politica di persone per bene, coerenti, che fanno il proprio dovere, dei quali nessuno parla e sono deputati, ma sono anche consiglieri comunali, sono anche assessori comunali, sono anche sindaci, persone che lavorano con grande spirito di servizio. Ecco, quindi tra i corresponsabili del governo Crocetta, del mantenimento comunque del governo Crocetta, ci sono anche appunto persone provenienti dal centrodestra, l'NCD, l'UDC. Come si presenterà secondo lei, in vista delle prossime regionali, questo centrodestra? Compatto, frammentato? Qual è lo scenario che si sta? L'auspicio è che si presenti compatto, il timore è che si presenti diviso. Qual è invece la sua intenzione per il futuro? Bah, io continuo a lavorare come ho sempre fatto, faccio il presidente della commissione antimafia, votato da tutti i gruppi parlamentari, e faccio il deputato dell'opposizione con la mia lista civica, diventerà bellissima, si chiama il nostro movimento, io non ho più partito da quando Fini ha deciso di mandare il partito al macello e quindi piuttosto che cambiare partito per fare carriera ho preferito conservare il mio onore e la mia dignità e la mia reputazione. Sono in buona compagnia di giovani, giovanissimi, meno giovani, lavoriamo per preparare un'alternativa di governo. Io non so fare tante cose nella vita, direttore, lo ammetto, non so nuotare, non conosco la musica, non so sciare. Ma una cosa la so fare, so governare. E l'ho dimostrato. Non ho bisogno di dimostrarlo più a nessuno. Per 10 anni ho rivoltato come una calza la provincia di Catania. È diventata la prima provincia per gradimento in Italia, la prima stazione appaltante del Mezzogiorno d'Italia. Quindi tutto questo ho fatto senza mai ricevere un avviso di garanzia. Ho
Se tutto questo serve, se la competenza, la credibilità, l'esperienza serve alla terra di Sicilia, io sono a disposizione. Se ci sono le condizioni, naturalmente non mi tirerò indietro. Pronto per un'altra sfida, insomma. Se ci saranno le condizioni, lo farò. Altrimenti io non devo più disegnare carriere nella mia prospettiva futura. Voglio soltanto mettere a profitto, capitalizzare quello che so fare e quello che ho imparato in una vita che non è stata molto generosa con me sul piano personale, ma che mi ha insegnato tante cose, nella sofferenza e nelle difficoltà. Un ultimo riferimento al protocollo che è stato sottoscritto questa sera qui a Taormina, un protocollo sulla legalità e sulla trasparenza amministrativa. Sì. Ecco, la legalità parte dal basso, è proprio vero, e facendo un riferimento anche a quanto ci costa, insomma, a tutta Europa 120 miliardi costa la corruzione ogni anno, ecco, cosa si sente di dire a questo proposito? Secondo lei c'è effettivamente la speranza che qualcosa cambi? Perché se non parte dalle istituzioni, l'insegnamento alla legalità, è impossibile pretenderlo dal cittadino. Ma torno a dire, direttore, i politici siamo lo specchio della società. Se i politici sono mascalzoni, vuol dire che la società ha scelto politici mascalzoni. Qualche volta la politica può essere guida e non più specchio della società. Per essere guida deve essere testimonianza, deve essere esempio. E allora io mi chiedo, vogliamo tornare a recuperare la credibilità della politica? Per farlo possono servire le regole. Un protocollo non è altro che un insieme di impegni, ma non basta firmarlo come abbiamo fatto stasera, bisogna osservarlo, bisogna rispettarlo. E allora io apprezzo l'impegno del sindaco di Taormina, apprezzo l'impegno del presidente del Consiglio Comunale di Taormina, Antonio D'Aveni, per avere voluto questo protocollo, e il Consiglio Comunale tutto per averlo condiviso. Adesso bisogna passare ai fatti. Il protocollo prevede 2-3 iniziative da parte del Comune che possono essere varate senza alcun impegno finanziario. La gente non cerca miracoli nei politici, cerca testimonianze, cerca esempi. E noi dobbiamo sapere testimoniare sobrietà, semplicità e rispetto delle regole, anche di quelle che non sono scritte. Bene, siamo alle battute finali, in 30 secondi, di cosa ha bisogno ad oggi la Sicilia, più di ogni altra cosa? Di una classe dirigente che sappia amarla, di un presidente della regione che non sia iscritto nel libro paga di nessuno e che risponda soltanto alla gente, ai siciliani e alla propria coscienza. E di cosa ha bisogno Taormina? In riferimento anche alla Fondazione Taormina Art, sa che c'è un iter molto complesso tra... Taormina deve smetterla di vivere di rendita sul suo passato. Ecco, Taormina ha avuto un passato straordinario, adesso deve ricominciare quasi da capo. E siccome qui la materia prima non manca, c'è già... Occorre soltanto una classe dirigente, quando parlo di classe dirigente parlo di ceto politico, ma parlo anche di ceto imprenditoriale, una classe dirigente che compia un atto d'amore per questa città. Ci vuole poco, ci vuole un pizzico di fantasia, bisogna sapere credere nel futuro. Sono convinto che Taormina tornerà ad essere il faro che è stata per tanto tempo. Grazie al Presidente grazie della Commissione Antimafia dell'Arsa nel Musumeci per essere stato con noi. Un piacere, grazie a voi.